con lo Zapatron? Perché c'è uno Zapatron lì, raga? Mamma mia, ma che sto vedendo? Indichiamo il cubo e poi festeggiamo. Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo aggiornamento di Fortnite. Avete letto bene dal titolo, oggi c'è stato un aggiornamento clamoroso. Già potete vedere dallo sfondo che Castello Corallo è stata distrutta. Hanno aggiunto una nuova modalità incredibile. Dopo andremo a vedere anche il suo trailer. La andremo a provare. Andiamo a fare un sacco di cose, a parlare di un sacco di novità del cubo, di un sacco di cose delle vecchie season che stanno tornando nei file di gioco. Quindi ci darà da parlare. Buttiamoci in partita e andiamo a vedere tutte le novità. E ragazzi, attenzione a una cosa, perché quello che è successo non sembra essere normale. La nave madre non è sopra Castello Corallo. Cosa? Perché non c'è più, raga? Perché non c'è più? La vedo mezza distrutta, raga, in effetti. Però non c'è la nave madre sopra con il raggio, come è successo a Pantano. Ma che cosa sta succedendo a questo gioco, ragazzi? Che cosa ci vogliono dire? Perché la nave madre è tornata alla posizione iniziale, da dove è iniziato il tutto? Secondo me o c'è stata una sorta di errore a livello di gestione dell'aggiornamento, ragazzi. Magari si sono concentrati più sulla nuova modalità, perché a quanto pare, ragazzi, sono scomparse anche le isolette che dovrebbero fluttuare qui. Cioè, che hanno detto, rapiamocela subito, così, senza farcelo vedere. Hanno preso e si sono portato via mezza Castello Corallo. Questa cosa ovviamente non ha senso. Per quale motivo? Perché nell'immagine di caricamento, ragazzi, si vedono chiaramente le isole fluttuare, mentre adesso non fluttua nulla. Dovete sapere che in questo aggiornamento hanno aggiunto davvero un sacco di cose, ma davvero tantissime, ragazzi. Hanno riaggiunto ai file finalmente un file denominato cubo animation, qualcosa del genere. Vabbè, insomma, l'animazione del cubo, ragazzi. Quindi molto molto presto ci sarà un'animazione per far tornare finalmente il cubo sulla mappa, e non vedevamo l'ora di questa cosa. Sempre riguardanti le stagioni vecchie, raga, quindi il vecchio capitolo, è stato aggiunto, anzi è stato riaggiunto, una roba clamorosa. Avete presente questa clip qua che state vedendo, quando il giocatore si trovava davanti a una scelta, ragazzi? Dovevamo decidere quale arma far tornare e quale no. Ecco, questa zona è stata riaggiunta ai file di gioco, quindi probabilmente ce l'avremo anche durante questo evento. Comunque sì, Castello Corallo è stata ufficialmente rapita per metà, ma non c'è traccia della nave madre, non c'è traccia di isole fluttuanti e non c'è traccia di nulla. Questa cosa è molto molto strana. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, secondo voi, cosa può succedere, per quale motivo sia così strana la situazione, perché è stata rapita senza aver lasciato traccia. Sono inoltre state aggiunte un sacco di skin e un sacco di file riguardanti il capitolo 5, ragazzi, quindi il capitolo di Jonesy e del Mandaloriano e di tutte quelle cose lì. Non sappiamo per quale motivo siano proprio di quel capitolo, forse perché la nuova modalità che è uscita, ragazzi, è principalmente basata sull'ordine immaginario. Vedremo che cosa sarà questa modalità, perché non ho idea di che cosa sia, ma so solo che secondo me è una figata assurda. E siccome le novità in mappa credo che per oggi siano finite, con il rapimento misterioso questa volta di Castello Corallo, il cubo che sta tornando grazie al file aggiunto oggi al gioco, i pilastri di voto che sono stati riaggiunti dopo un sacco di tempo, per adesso nel gioco proprio è tutto, ma c'è una nuova modalità assurda, ragazzi, da andare a vedere in questo momento. La modalità, ragazzi, si chiama Impostori e la sua descrizione è: il ponte è sotto attacco. Il ponte, dovete sapere, che è il collegamento tra la realtà di Fortnite e il punto zero, quindi i mondi che si collegano. Non lo so, raga, non lo so, abbiate pietà. A noi ci interessa la modalità, quindi buttiamoci all'interno. Ragazzi, ci troviamo nella lobby. È una lobby molto molto particolare. Ci sono cose strane, non sappiamo che cosa sta succedendo. Questo dice sì con la testa, questa emote, questa applaude, questa indica. Sono emote che io non ho, vieni. Questo dice no con la testa, questo festeggia, ragazzi, e questo saluta. Credo sia proprio come Among Us, raga. Possibile che è una modalità stile Among Us? Sarebbe una figata pazzesca. E tra l'altro ve ne ho parlato un po' di giorni fa, che ci sarebbe stato Among Us su Fortnite, e voi ovviamente non mi credevate. 3, 2, 1, sta iniziando il tutto. Vediamo che cosa succede adesso. Sei un agente. Sono un agente, ok, ok, quindi non sono un impostore. Completa incarichi, attenzione a due impostori. Allora, io non ho idea di dove siamo, ma la modalità sembra molto molto interessante. Abbiamo una mappa stile Among Us. Qua dovrebbe essere la pizzeria che vi ho fatto vedere nel video dell'altro giorno. Completa incarichi per
vincere, raga. Ah, ok, ho capito. Devo andare fino a lì giù. Questa, tra l'altro, è la stanza che vediamo nel trailer. E qua sotto c'è proprio il punto zero, raga. Davvero assurda come roba. Comunque sì, andando qui e girando a destra dovremmo fare la nostra missione esattamente in questa piccola stanza qui. Dobbiamo viziare ossicino, raga. Abbiamo viziato ossicino. Oh mio Dio, incarichi offline. Qualcuno ha rotto la corrente, raga. Dove si va? Dove si ripara la corrente? Qui, 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 qui. Ok, frammento identificato. È morto qualcuno? No, non sto capendo, raga. Discutete? E che discutiamo, raga? 5 è l'impostore? Secondo voi chi è? Ah, 5 è l'impostore, vai, lo dico anch'io. Lo dico anch'io, raga, votiamo l'impostore. 5, non lo so perché è così a caso per ridere, raga. Ma è davvero Among Us, questa cosa è una figata, raga. Non sappiamo ovviamente come funziona, però potrebbe essere super divertente da portare in live, da farci dei video assurdi, raga. Ma che figata è questa modalità, ma che figata è questo aggiornamento. È rimasto solo 5 a non votare, direi che lo indichiamo. Lo stiamo indicando tutti, ragazzi. Lo stiamo indicando tutti. Non so che sta succedendo davvero, raga. Votazione conclusa, vediamo se era lui l'impostore. No, non lo buttiamo fuori perché lo abbiamo votato in 3. Nessuno eliminato, raga. Ok, stiamo praticamente facendo una partita di Among Us, ve lo dico subito. Nessuno eliminato, raga. Adesso che succede? Dobbiamo andare a riparare assolutamente la corrente, ragazzi. E in fretta anche. Qua c'è una sorta di sparatoria. Qui abbiamo le armi. Qua, ragazzi, è quella zona che vi dicevo che tornerà, che è stata raggiunta con lo Zapatron. Perché c'è uno Zapatron lì, raga? Mamma mia, ma che sto vedendo? Comunque dobbiamo continuare i nostri incarichi. A quanto pare dobbiamo vedere che cosa sta facendo quello, raga. Perché sta portando una... Oh mio Dio, raga, qua è dove vengono costruite le chest. Questi due sono molto sospetti. Non lo so, non lo so. Mi sa che abbiamo una missione all'interno dell'ufficio di Genesi, raga. Sì, abbiamo una missione proprio all'interno dell'ufficio. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Incarico completato. Frammento identificato. Ok, Dark Sniper è stato scoperto dal 5. Il 5 ormai è molto sospetto, ragazzi, Il 5 è molto sospetto. Quindi io voterei di nuovo il 5, raga. Voterei di nuovo il 5. Voterei di nuovo il 5, vai, votiamo per il 5. La modalità è fatta davvero molto molto bella, devo dire. Fatta molto bene, è divertente, è simpatica. E ci sono un sacco di robe riguardanti i vecchi capitoli, stagioni e cose varie. Abbiamo visto per adesso lo Zapatron, abbiamo visto il robot, non so se ci avete fatto caso. E adesso vi porto anche a vedere il cubo. Vediamo se è stato eliminato, raga, il giocatore 5. Ma non sappiamo se era l'impostore. Vediamo, era un impostore, yeah! È caduto all'interno del punto zero. Poverino. Ci manca da andare a vedere il punto zero, raga. Anzi, il cubo Kevin, scusate, che dovrebbe essere in una di queste stanze. Adesso non sappiamo dove. Che cos'è questa? È una botola, raga. Davvero non capisco. Qua ci sono un sacco di immagini, ci sono un sacco di cose. Qua sembra esserci... Sembra che siamo sott'acqua, raga. Quindi siamo sott'acqua. Questo è figo. Ok, mi piace. Qua c'è un autobus tutto scarabocchiato. A noi non ci interessa assolutamente. Io voglio solamente trovare il cubo. Trovato, raga. Perfetto. Abbiamo trovato il cubo che rotola sulla mappa. Possibile che questa è la dimensione con cui comandano le cose sulla mappa? Qua abbiamo un sacco di altre cose. Il meteorite. Abbiamo un disegno. Abbiamo un sacco di cose, raga. Veramente tante. Non so... Da dove iniziare? Oh, l'otto, vediamo che cosa fa. Indichiamo il cubo. Indichiamo il cubo e poi festeggiamo. Ok, questa modalità è davvero davvero tanta roba. Qua c'è il camerino di Jones. Viziamo ossicino. Dovremmo aver finito gli incarichi. Ok, raccolgo e te lo tiro. Perfetto. Incarico completato. Ok, andiamo avanti con i prossimi incarichi. Fai divertire Kevin. Perfetto. Faremo divertire assolutamente il cubo Kevin. Allora. Oh, ok. Così si diverte Kevin tirandogli della Coca-Cola, ragazzi. Va bene, io gliela tiro, raga, però non so se è la... Ok, incarico completato anche questo. Sto iniziando a capire la modalità e mi sta piacendo sempre di più, raga. Attenzione a loro due che stanno andando in coppia da fin troppo tempo. Forse uno dei due potrebbe essere l'impostore. Potrebbe uno dei due in effetti essere l'impostore? Non lo sappiamo, ragazzi. Dobbiamo distruggere i cristalli adesso. Perfetto, incarico completato di nuovo. Ok, lui sembra essere sano. Vediamo qua. Riavvia controllo loop, raga. Riavviamo il computer. Oddio, che cosa sta succedendo? Così, così, così e così.
Ma che figata, ma è Among Us davvero, raga, ma che figo. Abbiamo riavviato il loop, incarico completato di nuovo. Qua giù c'è un altro incarico da completare, ragazzi. Ce l'abbiamo quasi fatta, raga. Questa tra l'altro è la mappa della vecchia stagione. Perché c'è la mappa della vecchia stagione, ragazzi? Ma che sto vedendo? Comunque quel Rick è molto sospetto, aiuto. Vediamo un po' se morirà qualcuno. Allora, il 7 è molto sospetto, raga. Il 7 è sospetto perché non sta facendo missioni, ma sta correndo solamente a caso. Quindi andrei a fare l'emergenza per votare il 7 prima che ci uccida. Veloci, 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 veloci. Prima che si annulla. Ok, votiamo il 7 ufficialmente. Prima emergency meeting per noi. Andiamo a vedere perché devo votare assolutamente il 7, raga. Assolutamente il 7. Fingendo di svolgere incarichi, raga, il 7. Vediamo se qualcuno lo voterà. Vediamo se qualcuno lo voterà. Votazione conclusa, vediamo chi hanno votato. No, hanno votato me. Hanno votato me. Hanno votato me. Ma no, ma no, ma io ero buono, raga. No, no, no. No, raga, hanno votato quello sbagliato. Ma il 7 era palesemente lui che stava facendo finta. Ma era un agente, raga. Ma dai. Dai, non ci voglio credere. Mi hanno fatto fuori pure qui. Non solo su Among Us, adesso anche su Fortnite mi fanno fuori. Era palesemente il 7, raga, che sta facendo finta di fare missioni. Guardatelo, va in giro a caso. Va in giro a caso. Va in giro a caso. Ma io l'avevo detto. Ma io l'avevo detto che era lui. Ma io l'avevo detto, raga. Vittoria, incarichi completati. Grandissimi, ragazzi. Vediamo se era veramente il 7 e avevo ragione. Vedete che era il 7 l'impostore. Ma io sono un genio, raga. Ma sono un genio. Comunque direi che abbiamo giocato fin troppo. Anzi, mi sono fatto prendere un pochino dal gioco. Abbiamo giocato tipo mezz'ora, raga. Non so per voi quanto sarà il video, ma io ho giocato mezz'ora da Among Us su Fortnite. Devo dire che mi sono divertito. Ci vediamo domani. Grazie mille a tutti per la visione. Spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Fatemi sapere le vostre nei commenti. Ci vediamo domani. Grazie mille a tutti per aver partecipato.